Alleluia. Libro del profeta Naum, siccome è piccolino è molto probabile che faremo anche Sofonia. E così facciamo, in una sola serata scendiamo di 100 anni. Gloria a Dio, alleluia. Libro del profeta Naum. Naum vuol dire compassionevole, oppure consolatore, oppure consolazione. Vi ricordate di un altro nome che ci parla di Naum? Capernaum, che vuol dire città o di Naum o città di consolazione. E il messaggio di Naum è un messaggio purtroppo di giudizio. In effetti con Naum si riapre una questione vecchia di 120 anni. Vi ricordate, abbiamo già fatto il libro di Giona, e quindi qui il problema è la città di Ninive. Con Giona, questa città ribelle, idolatra, peccatrice, riceve un'occasione di salvezza, perché il Signore dà sempre l'occasione di salvezza. Grazie. Non esiste uomo sulla terra che credo, questo ovviamente per la grazia che ci è concessa dal Vangelo, che non abbia in qualche modo o in qualche maniera avuto l'occasione di conoscere il messaggio di salvezza. E Ninive al tempo di Giona è una città così peccatrice, così lontana da Dio, che il profeta stesso è ostile, se vi ricordate, ad andare. E ci ricordiamo tutti quanti quello che è successo in quei 4 capitoli bellissimi di Giona, e alla fine il messaggio di Giona è un messaggio straordinario, perché si converte la città di Ninive, e addirittura sembra che quella città contassero all'epoca 120.000 persone, forse una metropoli di quel tempo, non adesso. 120.000 persone sono tante, fratelli, non è che sono poco. Oggi, figuriamoci a quel tempo, figuriamoci 2700 anni fa, 120.000 persone raccolte in un, chiamiamolo così, agglomerato urbano di quel tempo, quante ne potessero essere. Si convertono tutti, si convertono nel senso che accettano tutti il messaggio proclamato da Giona, fanno digiuno, se vi ricordate, chiedono perdono al Signore, e Dio risparmia Ninive. Purtroppo passano 120 anni che Ninive si ritrova peggio di prima, e qui siamo non più nel periodo di Giona, ma nel periodo del profeta Naum. E quindi in questo periodo c'è un giudizio da parte di Dio. Ninive, ovviamente sono passate 120 anni, quindi sono passate 5 o 6 generazioni. E sapete una cosa, fratelli? La storia di tutti i risvegli, voglio dirvi una cosa che non ci consola molto, però la storia di tutti i movimenti di risveglio che ci sono stati attestano, dal punto di vista storico, che dopo la quarta, la quinta generazione si spengono i movimenti di risveglio. Tutti sono stati così. E in qualche maniera sembra pure a Ninive che si spenga. Dopo 100-120 anni si spegne tutto l'entusiasmo di quello che era stata la parola del risveglio. Una breve parentesi insignificante: noi stiamo tra la quinta e la sesta generazione. Però possiamo cogliere un invito, che è quello di Giosuè. Il libro di Giosuè è un libro straordinario, che parla di
80 anni di storia, e proprio alla quinta generazione Giosuè dirà una frase importante. Dirà: è inutile che vi andate a preoccupare di altre nazioni, quelle le abbiamo conquistate, lasciate stare, come per dire siamo arrivati in diversi territori. Adesso quello che serve, lo dice alla quinta generazione, è che noi vigiliamo su noi stessi. E Giosuè vecchio, l'unica raccomandazione è proprio questa. Giosuè, guardando il futuro del popolo di Israele, dice: solo questo vi si chiede, che vegliate su voi stessi, perché dal nemico Dio vi ha già liberati, sono stati conquistati, sono stati tolti i regni in mano al nemico. Adesso non vorrei che vi dimentichiate di quello che Dio ha fatto. E difatti inizia il libro dei giudici. E quindi il libro dei giudici mette in evidenza che il popolo aveva fatto frutto di quello che aveva detto Giosuè. Dice: no, non ci dimenticheremo, ci dimenticheremo per 7 volte quello che Dio ha fatto. E quindi vi ricordate, no, la storia dei giudici che si alternano sulla scena, prima uno, poi un altro. Eud, a proposito di quello di domenica, che è quello che abbiamo parlato domenica, è il secondo giudice della storia. Quindi questo mette un po' in evidenza un po' che il tempo che scorre non è molto, diciamo così, favorevole ai pensieri dei credenti. Durante la giornata di digiuno e di preghiera stamattina ho letto una meditazione sul ritorno del Signore, dove questa meditazione diceva, ma aveva un po' questo, diciamo così, questo spirito, questa meditazione, diceva: fratelli, non voglio che siate delusi che sta passando il tempo e non vedete venire Gesù. Questo diceva, perché Gesù verrà. Sapete, la delusione ci fa fare brutti pensieri, nel senso di: ma sarà, voi vedete che era proprio così. Però la scrittura è chiara, è evidente che il Signore tornerà, dobbiamo aspettare con pazienza, e anche perché quando Lui verrà, verrà senza che manco ce ne rendiamo conto. Quindi con Naum scendiamo di una 70 anni rispetto alla settimana scorsa, e la parola, purtroppo il tema di questo libro è giudizio. Leggiamo il verso, capitolo 1, verso 3. Il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Ecco, il messaggio di Naum, contemporaneo di Sofonia, Abacuc e Geremia, è contro l'apostasia. Cos'è l'apostasia, fratelli? L'apostasia è l'abbandono della fede. Non è apostasia, non si tratta di apostasia uno che non ha mai creduto. Non si tratta di apostasia per il mondo ateo. Non è apostasia. Questa è una parola che ha il suo significato in mezzo al popolo di Dio. Fuori non trova luogo, non ha significato e non ha senso neppure spiegarlo fuori, perché questa parola è riferita a chi ha realizzato certe cose nel piano di Dio, ma le abbandona per una stima di altro, per l'attaccamento e l'affezionamento ad altro, per un disaffezionamento magari delle cose di Dio. E quindi il giudizio, attenzione, qui non arriva su chi non ha mai conosciuto il Signore, ma il giudizio è qui, è proprio su chi ha abbandonato Ninive, una città di cui Dio ha avuto grandemente pietà. E Dio ha lottato addirittura contro il profeta, perché il profeta sembra quasi che
Naum dia ragione a Giona, no? Come diceva, visto il Signore che aveva ragione Giona, che non valeva la pena. E quindi è Dio che si è messo in, come dire, proprio per dare un termine umano, è Lui che ha dato la sua parola su questo popolo. E quindi è Lui stesso che adesso ci sta rimanendo male, perché non è più Ninive dopo il messaggio di Giona. È una Ninive che ha disprezzato i valori che Dio gli ha dato, ha disprezzato la salvezza per grazia, ha disprezzato quella distruzione mancata e quindi quella salvezza straordinaria per un popolo che era estraneo ai patti del Signore, Ninive, e quindi nemico anche del popolo di Dio. L'effetto del precedente pentimento suscitato dalla predicazione di Giona 120 anni prima doveva purtroppo essere tramontato. E Naum purtroppo deve profetizzare la distruzione della città, la quale avvenne 86 anni dopo la sua profezia per mano di Medi e Babilonesi, a testimonianza dell'impossibilità dell'uomo di ingannare Dio. Se noi abbiamo conosciuto il Signore, fratelli, noi non possiamo fare a meno di servirlo. Non possiamo fare a meno. Non possiamo vivere un rapporto con il Signore di diffidenza o di indifferenza. E neppure possiamo, ovviamente tutti questi discorsi rientrano in questo se dubitativo, cioè se abbiamo conosciuto il Signore sono validi questi discorsi che sto facendo. E neppure possiamo vivere il Signore come una religione. Quindi un'osservanza fredda di precetti, di cose che dobbiamo fare. Dio non è proprio interessato a questo. Dio è interessato che gli uomini siano salvati e che godano di questi benefici di questa salvezza. Dio è contento quando nel tuo cuore non c'è la gioia per le cose che vivi, ma che c'è la gioia delle cose celesti, che c'è la gioia della salvezza. Questa è la gioia del Signore, che diventa poi anche la nostra forza. Il nome Naum vuol dire consolatore, non si conosce il luogo di nascita di questo profeta, ma qualcuno pensa che Capernaum possa essere la città fondata in nome di questo profeta, perché la parola Capernaum vuol dire proprio città di Naum, e quindi molti dicono, vuoi vedere che si chiama Capernaum perché lui abitava qua, no? Oh, così. Non lo sappiamo e non è questo l'importante per noi. L'importante è capire quello che il Signore ci vuole dire in questo messaggio. Il versetto 3 dice che l'Eterno, il Signore, è lento all'ira, è grande in forza, ma non tiene il colpevole per innocente. Cioè, per quanto riguarda il perdono dei peccati, Dio è lento all'ira e quindi Lui è disposto a perdonare i nostri peccati, anche tutti. Chiaramente non così. Non è che Lui dice, guarda, ho cancellato i tuoi peccati, senza che tu neppure te ne rendessi conto. Il perdono dei peccati non ci potrà mai essere se prima non c'è stato un'altra situazione nella nostra vita che si chiama pentimento. Non ci sarà mai perdono dei peccati se prima non ci sarà pentimento. Il perdono dei peccati ci deve portare in questo stato, a pentimento, cioè, Signore, mamma mia, quando ne ho combinate? Veramente, allora non sono proprio degno di te, io sono così, così e così, ho bisogno di te. Già si apre la strada al perdono. Il pentimento, però, non vuol dire necessariamente conversione, perché io posso pentirmi e rifare le stesse cose. Pentirmi e rifare le stesse cose. Il pentimento mi deve portare su un'altra strada che si chiama ravvedimento.
Cioè il pentimento che fa? Mi fa sentire dolore per tutte le cose, mi fa rendere conto chi sono agli occhi di Dio e quindi cosa ho fatto, qual è la mia veste, in che condizioni sono. Quindi questo pentimento mi porta a una decisione, non mi porta soltanto ad una considerazione di me stesso, io sono così e che devo fare? Ti devi ravvedere. Che devo fare? Mi devo ravvedere. Quindi ravvedimento vuol dire che noi ci guardiamo dentro, scendiamo nella profondità del nostro cuore con l'aiuto di Dio e quindi ci ravvediamo, ci guardiamo da tutto quello che abbiamo commesso. Mettiamo un punto a quel tipo di vita, mettiamo un punto a quelle che sono state le situazioni e le circostanze che ci hanno fatto vivere in una determinata maniera. Ci stiamo ravvedendo, una parola che non è proprio vicina al ravvedimento, ma giusto per farcela masticare meglio il ravvedimento, ci stiamo ricredendo di quello che siamo stati fino adesso. E quindi abbiamo bisogno di essere altri, quindi il miracolo della nuova nascita. Il ravvedimento poi ci porta alla conversione, al cambiamento di rotta. E solitamente la nuova nascita avviene proprio qui, tra il ravvedimento e la conversione. Quando noi ci rendiamo conto di quello che siamo, ci siamo resi conto di quello che siamo e quindi ci siamo pentiti e in noi arriva la decisione di convertirci, cioè di cambiare strada. E quindi la conversione è un atto guidato da parte di Dio, ma di cui noi stessi siamo responsabili, perché è una decisione nostra personale. E Dio vuole che noi ci convertiamo, è vero? Più volte il Signore nella Bibbia dice convertitevi, e cambiate strada, io mi appresserò a voi se voi vi appressate a me. Il nome del profeta ha anche un altro significato, vuol dire l'Eterno ha acconsolato. Quest'altro significato mette in evidenza una responsabilità per il popolo di Ninive, come per dire l'Eterno ha consolato. Cioè adesso arriva un giudizio, ma lui ha consolato. È già scesa la consolazione su di voi, come mai vi state comportando così? Come mai adesso state cambiando rotta? L'Eterno è buono, leggiamo il verso 1:7. Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Ecco, è una fortezza nel giorno dell'angoscia ed Egli conosce quelli che si rifugiano in Lui. Un altro verso, 1:15, dice, questo lo conosciamo, eh? Ecco sui monti i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annunzia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più in mezzo a te, egli è completamente distrutto. Ecco. Ecco il messaggio di Dio, purtroppo, per questo popolo. Giona aveva potuto dichiarare 120 anni prima, sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di grande benignità, che ti penti del male minacciato. E voi provate a immaginare Ninive come si sarà sentita di fronte a questo messaggio. Il Signore è misericordioso, è pietoso, è lento all'ira, è di gran benignità. E forse, fratelli, forse, proprio per stuzzicare un po' di più la nostra attenzione, chissà quante volte in questi 120 anni Ninive deve aver usato inappropriatamente questa predicazione di Giona. Il tempo passa e Ninive inizia a compromettere il suo cammino, inizia a deviare, inizia a fare le cose che faceva prima, eppure si ricordava della predicazione di Giona. Tanto, ma il Signore è buono, è lento all'ira, Giona l'ha detto, che tanto il Signore voleva distruggere ma non ha distrutto, perché Dio è amore e quindi Lui ci aiuta, sa le nostre debolezze, sa la nostra vita, e di gran benignità. Poi improvvisamente si ritrova, dopo 120 anni, un altro profeta,
che dà quest'altro messaggio: l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore. Come se Naum avvertisse il popolo: Dio è geloso. E voi sapete, fratelli, che cos'è la gelosia, no? Non va bene. Però la gelosia scatta, se dovrebbe scattare, se c'è motivo o no. Dio è geloso. Che hai fatto, Israele? Che hai combinato? Perché Dio adesso dice che è geloso? A chi stai guardando? A chi ti stai rivolgendo? È vendicatore. Che hai combinato? Ecco che il profeta arriva così. È pieno di furore. Come mai Dio? Come? Giona aveva detto: tu sei lento all'ira, che perdoni la colpa, sei buono. Adesso Naum dice allo stesso popolo, alla quinta e alla sesta generazione di quel popolo, non so se forse c'era ancora qualcuno in vita, non lo so, può darsi, adesso si sente un messaggio diverso, arriva pieno di furore il Signore. L'Eterno si vendica dei suoi avversari e conserva il cruccio per i suoi nemici. L'Eterno è lento all'ira e grande in forza, ma non tiene il colpevole per innocente, cioè non può sopportare quello che sta vedendo adesso in mezzo al suo popolo. Dio aveva dimostrato la sua grande pazienza con la città di Ninive. In conseguenza della predicazione di Giona, essa si era pentita, ma questo ravvedimento ebbe vita breve, tanto che i suoi abitanti tornarono al peccato di prima, alla violenza e ad una insaziabile crudeltà. Capitolo 2, versi 11 e 12. Dov'è questo corvo di leoni, questo luogo dove facevano il pasto i leoncelli, dove il leone, la leonessa e i leoncelli passeggiavano senza che nessuno li spaventasse? Là il leone sbranava per i piccoli, strangolava le sue leonesse e riempiva i suoi corvi di preda e le sue tane di riposo. Oltre a tutto ciò, Ninive si mostrò colpevole di un atteggiamento provocatorio verso il Signore, come si desume dal comportamento blasfemo di Sennacherib e dalle allusioni contenute in Naum 1, verso 9 e verso 11. Che cosa premeditate voi contro il Signore? Egli farà una distruzione totale. La sventura non si abbatterà due volte. Ecco, da te pensate. È uscito colui che ha tramato il male contro il Signore, che ha premeditato scelleratezze. Ecco, vedete? E quanto a te, o popolo di Ninive, l'Eterno ha dato quest'ordine. Questo è brutto, che non vi sia più posterità nel tuo nome. Non ci sarà più futuro per te, Ninive. Pensate. Io sterminerò dalla casa delle tue divinità le immagini scolpite e le immagini fuse. Io ti preparerò la tomba perché sei divenuto spregevole. La distruzione di Ninive fu completa, fratelli. La profezia di Naum si compì letteralmente. Quello che Dio aveva detto si era avverato in maniera letterale. Ci fu una terribile inondazione nella città, leggiamo capitolo 2 verso 6, e un'altra parziale distruzione avvenne a causa di incendi. E gli incendi, capitolo 3, verso 13 e 15. Ecco il tuo popolo in mezzo a te, sono solo donne, le porte del tuo paese sono spalancate davanti ai tuoi nemici, il fuoco ha divorato le tue sbarre, là il fuoco ti divorerà, la spada ti distruggerà, ti divorerà come la cavalletta, fossi tu pur numerosa come le cavallette. Fossi tu più numerosa come le locuste. Ecco,
il giudizio di Dio si abbatté su Ninive e fu letteralmente distrutta e scomparve fino, pensate, al 1841, quando alcuni scavi archeologici confermarono la verità storica delle narrazioni bibliche al suo riguardo. Soltanto 160 anni, 170 anni fa, soltanto, attraverso degli studi sono venute fuori queste rovine che hanno letteralmente testimoniato della distruzione che Dio aveva fatto su Ninive al tempo di Naum. Impressionante, fratelli, la parola di Dio è una parola seria, è seria quello che Dio dice, lo mantiene. Adesso? No, la vecchia Ninive non c'è più, ci sarà sicuramente un'altra città con un altro nome, ma quella città là nel 1841 attraverso alcuni scavi l'hanno scoperta. Impressiona, no? Che dite? Anche Sodoma e Gomorra è stato così, eh? Sì. È vero, fratello, è così. Il peccato più grande che noi possiamo fare è proprio quello di rifiutare tutto quello che Dio ci ha dato e ritenere tutto quello che Dio ci ha dato una cosa così, che poi man mano si disperde col tempo e non rimane che un lucignolo fumante, una canna mezza rotta. Facciamo anche Sofonia. Sofonia vuol dire il Signore ha nascosto, oppure il Signore ha protetto. E l'argomento di questo libro è così: Dio è forte nel colpire, ma Dio è anche forte nel salvare. Sofonia esercitò il suo ministero nel primo periodo del regno di Giosia, probabilmente prima che lui attuasse la grande e profonda riforma politico-religiosa. Il messaggio di Sofonia fa sicuramente alla base di questo risveglio religioso. I 50 anni che avevano preceduto il regno di Giosia erano stati un periodo di terribile degenerazione morale e di aridità spirituale. Tutto il messaggio di Sofonia è profetico ed è incentrato sul giudizio di Dio. Sofonia vuole dire che il giorno dell'Eterno è vicino, il giorno del Signore è vicino. Perciò egli condanna e denuncia il peccato in tutte le sue forme, mentre invita alla conversione. Sofonia condanna l'idolatria, la prima cosa, capitolo 1, versi 4 e 6. Stenderò la mano su Giuda e tutti gli abitanti di Gerusalemme, eliminerò da questo luogo quanto rimane di Baal, nome dei preti degli idoli che i sacerdoti, con i sacerdoti, quelli che si allontanano dal Signore e quelli che non cercano il Signore e non lo consultano. Sapete una cosa, fratelli? A volte noi rischiamo anche di di usare verso questo tipo di idolatria. Dio ci ha liberato dagli idoli. Grazie. Vero? Speriamo, fratelli. Speriamo. Perché ci sono gli idoli, ci hanno tanti nomi, fratelli. Non c'ha solo Sant'Antonio, ce n'ha tanti.
Però a volte noi rischiamo, magari, siccome di avere un atteggiamento nei confronti di queste cose, un po' come per dire, no, ma tanto è una cosa per bellezza, è una cosa per, non so, giusto per averla. Fratelli, non è gradito a Dio che nelle nostre case, in nessuna forma, ci siano queste cose. Io lo so che noi non le preghiamo, non le pregate, lo so, ma perché devono stare in casa nostra così? Perché devono stare queste cose in casa nostra? Noi dovremmo chiedere al Signore di darci luce anche sui possibili idoli di cui non ci rendiamo conto. E il Signore ci deve aiutare. Il Signore ci deve aiutare ad avere la nostra casa santificata, pura, che ha il suo nome e che il suo nome viene onorato, solo il suo nome viene onorato. Quando io mi sono convertito, mi ricordo che mi succedeva una cosa strana, impressionante. Io vengo dalla più diciamo religiosità che ci può essere nel cattolicesimo, e quindi ero pieno di figure, figurine, figurelle, insomma, ce l'avevo dappertutto, nei libri, dappertutto. Ora, uno dei problemi era capire, dopo tanti anni, dove erano tutti questi idoli, dove andarli a pescare, perché chiaramente tu toglievi quelli dalle pareti e poi ce ne avevi tanti. Fratelli, non immaginate le volte che Dio mi ha fatto sognare dove erano. Ricordo una notte impressionante, sognai un libro di epica narrativa che facevo alle scuole medie e che dentro c'era una figura, lo sognai questa cosa. Facevo le scuole medie, io avevo 19 anni. Scesi nello sgabuzzino, mi misi a cercare a Napoli e trovai questo libro. Lo sfogliai e trovai quella figura che avevo visto nel sogno. Impressionante. Rimasi così male e quasi impaurito anche da quel messaggio notturno, perché proprio no. Ora io mi chiedo, col senno di poi, ma Dio che gli interessava di quella cosa che oramai era lì dentro, nascosta, in quello scavo, chi l'andava a cercare? Oramai il mio cuore era redento, no? Eppure Dio volle che nessuna parte della mia vita, come della vostra, potesse avere certi altarini, insomma, piccolini, diciamo così, anche inusati, però sta sempre là, no? Dice, ma io non prego, però sta là. Che io sono qua, non faccio niente, dice, però sono qua. E così con tutte le altre cose. Stiamo attenti anche, senza che, insomma, nessuno ci rimanga. Parlo perché sono libero di parlare, fratelli. Io sono andato diverse volte in Africa. E in Africa ci sono in vendita tutte queste divinità che a volte troviamo. Quante di queste io vedo nelle case, fratelli, che lì sono divinità, anche nelle case, diciamo, di parenti, così, eppure anche quella hanno un significato importante per loro. Quello che per noi è una bellezza, per loro è il Dio della prosperità, il Dio che se lo preghi, insomma, ti fa avere un figlio, ti guarda dal male, ti guarda. Il Signore ci deve aiutare, fratelli, ci deve aiutare. Vogliamo che Dio metta luce nel nostro cuore e che la nostra casa sia targata Gesù Cristo e il suo sangue. Amen. Se vuoi proprio, ti regalo il cappello.
Sì. Niente deve essere per noi un legame che ci lega così fortemente che poi dipendiamo anche, no? Da quel legame. E poi io dico una cosa, fratelli, poi alla fine dici, ma per me non è un legame, e appunto allora che lo dobbiamo fare se non è un legame? No, meglio se è un legame, cioè a me ce l'ho perché mi sono legato, però conosci il Signore e ti sleghi. Dal momento che ti sleghi occupa un posto inutile questo posto. Poi sono tutti tristi queste facce, avete visto? Tutto abbattuto. Senza regalarli, non fate come quello che si è tolta un quadro della Madonna che costava, dice voglio regalare a mio nipote, cioè a posto. La corruzione delle classi responsabili della casa reale e dei principi, 1.8.9. La corruzione, fratelli, siamo nel tempo della corruzione. Stiamo attenti a non dire che il Signore ha provveduto quando invece c'è la corruzione in mezzo. Stiamo attenti. Il giorno del sacrificio del Signore io punirò tutti i principi, i figli del re e tutti quelli che si vestono di abiti stranieri. Quel giorno punirò tutti quelli che saltano la soglia, che riempiono di violenza e di frode le case dei loro padroni. Ecco. L'infedeltà dei sacerdoti e degli stessi profeti viene condannata, l'immoralità dei commercianti, delle classi politiche e religiose. Lo sai che non l'ho seguito, stavo seguendo già il discorso, puoi rileggere per favore, scusami. Quel giorno punirò tutti quelli che saltano la soglia, che riempiono di violenza e di frode le case dei loro padroni. Credo che faccia riferimento ad un uso, saltare la soglia, di non rispettare magari certi percorsi, visto che si parla di corruzione, no? Faccio un esempio, raccomandato, non lo so, corruzione è quello. Saltare la soglia significa non fare certi percorsi, ma entrare da un'altra parte, insomma, in questo senso. Esattamente, non so, io e voi dobbiamo fare certi percorsi per raggiungere certe cose, io conosco certe scorciatoie, quindi salto la soglia in questo, e mi ritrovo dall'altra parte che Dio conosce anche queste cose. Io mi ricordo, fratello, sempre una cosa nella mia vita, io ringrazio Dio di essere stato forse una delle poche volte lucido in quel momento. Ma io a volte mi chiedo, voi sapete la storia di quando ho fatto il servizio militare, no? L'ho raccontato un sacco di volte, quindi tu non lo sai, vabbè, dopo raccontatelo. Però tra il CAR e il reggimento, così no? Si chiama il CAR e il reggimento, io ho avuto una possibilità di tornare a Napoli per fare il servizio militare. E io mi ricordo, fratelli, che soltanto per quello che ho sentito dentro non ho accettato, perché siamo in tema di ammaestramento, però nessuno si deve scandalizzare, ammaestriamoci, ma tutti mi dicevano Dio ha provveduto, tutti. Io stavo anche al discorso, cioè nel senso che io avevo una destinazione a Novara, però i fratelli nel bene, cioè insomma chi copriva determinati ruoli, dice guarda hai la possibilità di venire a Napoli, cioè a Caserta era. Un quarto d'ora, sei qua, hai visto, il Signore ha provveduto, e qua il Signore, mamma mia, il Signore, Signore. Però una cosa dentro non mi faceva condannare quella voce che diceva il Signore. Non è che io ho detto no perché non ci credevo che era il Signore. Però questa cosa ci ha annovato. Me non sono mai stato al nord, no? Per la cosa di fare un'esperienza al nord come chiesa, spirituale. Così è successo. E io a volte ho paura solo all'idea di pensare se avessi accettato a quest'ora dove ero, che percorso avrei fatto, dove dice no, ma dice, tanto Dio alla fine porta avanti il suo piano. Non è vero, fratello, non è vero. Io non sono d'accordo quando Dio avanti porta il suo piano. Dio porta avanti il suo piano se noi facciamo in modo che Dio porta avanti il suo piano. Noi siamo anche in grado di ritardare il piano di Dio nella nostra vita. Perché non possiamo
voi credete, faccio un esempio, voi credete che io sia chiamato a svolgere questo servizio? No. Ok, però adesso esco e faccio una rapina e vado in carcere. Potete voi dire, no, ma tanto Dio porta avanti il suo piano, si vede che doveva andare là, evangelista. Potete dirlo? No, perché a volte noi viviamo, ci togliamo tutte le responsabilità da addosso, no? E viviamo una serie di marionettaggio divino, come se Dio dice, no, non ti preoccupare, tutto quello che avviene. No, noi dobbiamo lasciare fare Dio nella nostra vita. Sono sicuro che magari se io mi pento, dopo che sono stato in carcere, il Signore magari con una grande pazienza riprenderà il suo piano, ma non sono certo che lo riprenderà come lui aveva stabilito, perché forse io ho compromesso la santità di Dio in certe situazioni, quindi Dio dovrà soltanto riportare la mia vita sul piano di salvezza e di benedizione, ma forse ho distrutto quello che poteva essere il piano di Dio al principio. Non so se mi seguite, fratello. Quindi io onestamente non credo che, comunque come vanno le cose, ma tanto Dio porta avanti, noi perché allora dovremmo pregare come ce lo indica Giacomo nell'epistola? Chiedete se piace a Dio, perché noi possiamo fare anche delle cose che non piacciono a Dio, altrimenti viviamo una sorta, insomma, di, come dire, come se alla fine non siamo neppure in grado di essere liberi nel decidere sì o che tanto Dio porta avanti. E allora a volte, credetemi, quando mi capita, ultimamente mi è capitato spesso di citarlo in qualche predica fuori zona, sto evento del militare, e a volte ci penso, dopo che magari ho predicato, di che se non fosse avvenuto così, se avessi, c'è sempre questa scena del fratello che dice non ti preoccupare, no, che sarebbe stato? Io come militare ho fatto un'esperienza meravigliosa che non so più a raccontare. Ho incontrato mia moglie, attraverso i militari sono arrivato in queste zone. Come sarebbe stato se avessi accettato? Se avessi detto il Signore ha fatto miracolo, ha provveduto, grazie Signore, mamma mia, mi porti a Napoli. Questo non so se. Eccolo, Dio va contro la corruzione, contro chi salta la sorte, contro chi non permette certi virtù. La ribellione a Dio e la profanazione appunto. Colui che l'Eterno nasconde, vuol dire il nome, nacque durante il regno malvagio di Manasse, il padre si chiamava Cusci ed era un etiope, ma nonostante il nome straniero, i nomi dei suoi antenati riportati fino alla quarta generazione confermano che Sofonia non soltanto è di autentico sangue giudaico, ma che è di discendenza reale. Infatti veniva dalla discendenza del re Ezechia. Il verso 1.12 dice: io frugherò Gerusalemme con delle torce e punirò gli uomini che dico no, che l'Eterno non fa né bene né male. Una particolarità di questo libro, e concludo, è che Dio è in mezzo al suo popolo. Il terzo capitolo contiene una bella lezione spirituale, descrive la condizione di peccato delle anime lontane da Cristo e mostra come coloro che dovrebbero essere preposti alla giustizia sono i primi a vivere nell'iniquità, principi, giudici, profeti e sacerdoti. Allora il Signore stesso prenderà il loro posto. Pensate, il Signore stesso dice, vabbè, vi do io, ho capito, ma lasciate perdere, ci penso io. L'Eterno è il giusto in mezzo a lei, dice il capitolo 3 verso 5. L'Eterno non commette iniquità. Alleluia. Eppure quante volte, perché hai fatto questo? Non pensavo. Ricordati e ricordami che l'Eterno non commette iniquità. Non sbaglia. Anche se certe cose non le comprendiamo, sappi che Dio sta portando avanti il suo piano. Egli non commette iniquità, ogni mattina egli mette in luce i suoi giudizi e non manca mai. È il perverso che non conosce vergogna. Qui il Signore è presente come giudice, poi si mostra come profeta, insegnando a nominare il suo nome con labbra pure. Nei versi 14 e 16 poi si rivela come re che regna nel cuore di chi si sottomette a lui.
e alla fine egli si presenta come il Salvatore e il grande sommo sacerdote che riporta i suoi in comunione con se stesso. Leggiamo 3:17 e concludiamo. Con gran gioia per causa tua, si acquieterà nel suo amore, esulterà per causa tua, con grida di gioia. Mamma mia, fratello. Ora immaginate un po' questa scena, Perché noi siamo abituati a... Scusatemi. Noi siamo abituati a rallegrarci, noi, per causa sua. Siamo abituati ad acquietarci nel suo amore. Siamo abituati a esultare per via sua e siamo abituati, l'abitudine si sta un po' perdendo, a gridare di gioia, no? È vero o no? Però qui si cambiano le scene, è Dio che fa tutto questo. Voi immaginate, Dio che si rallegra per via nostra. Dio che si rallegra, il fatto che tu stai decidendo di fare la volontà di Dio, stai rendendo il Signore allegro, gioioso verso di te, e questa è una bella cosa, se Dio è meglio che Dio è allegro o che Dio è nel suo furore, è meglio che si rallegra, no? Ecco, e poi lui si è acquietato, cioè non ha più parole di giudizio verso di noi, perché chiaramente noi nascosti all'ombra della croce, nascosti all'ombra del sacrificio di Gesù, il suo sangue che continua a lavarci, a purificarci, fa in modo che Dio si acqueti nel suo amore. Immaginate anche questa scena, Dio che esulta. Dio che esulta. Con grida di gioia. Non lo so cosa vuol dire Gesù, non lo so. Ma non penso che lui esultando dica gloria a Dio, non penso. Non penso. Però dice esulta con grida di gioia. Forse un grido ce l'ha. Ed è quello della Genesi. E vide che tutto era buono. Forse questo è il suo grido. Dopo il sacrificio di Gesù sulla croce. Forse può di nuovo ritornare a Dio e dire